hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ogni sabato particolarmente il nostro cuore si innalza a Maria, nostra Madre. Oggi la Chiesa ci fa guardare un'altra grande santa, una grande testimone di povertà che ha imitato il Vangelo fino in fondo, con San Francesco d'Assisi, Santa Chiara. E ci uniamo proprio dentro questa liturgia e chiediamo a Gesù che ci spogli e tolga da noi il demonio della ricchezza, della superbia, dell'individualismo, di questi grandi demoni che posseggono la nostra vita e non ci fanno incontrare la bellezza e la luce di Maria, che è la luce stessa di Gesù. Chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte che abbiamo fatto casa nel nostro cuore dei nostri demoni. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Tu Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e conducici e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, nostra salvezza, accogli le preghiere di questa tua famiglia che si rallegra nel ricordo di Santa Chiara e fa che profondamente rinnovata nello spirito si consacri per sempre al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo. Noi non moriremo. Signore, tu hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà. Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio. Grazie a Dio. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio. Governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato. Se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? E egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: Spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore. Lode a te. Alleluia, 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 alleluia. Tu non abbandoni di chi ti cerca, Signore. Sono le parole che abbiamo detto insieme nel Salmo, sono il grido profondo che sentiamo nel Vangelo di chi si prosta davanti a Gesù e lo supplica. E nelle parole di questo Salmo c'è anche il nostro grido, la profondità delle nostre miserie, il grido delle nostre malattie, dei nostri demoni. Spesso non dobbiamo andare in cerca degli esorcisti per farci vedere se abbiamo qualche demonio, perché tutti ce l'abbiamo, la tentazione. Dobbiamo avere cose soprannaturali. Abbiamo tutte le nostre ferite, abbiamo i drammi profondi della nostra esistenza, abbiamo delle tenebre, quante delusioni. Sentiremo anche domani quell'Elia che dice: basta. Signore, non ce la faccio più, voglio morire. E perché questi discepoli non riescono? Perché Fatima, ecco, ce ne andremo anche a casa forse un po' delusi, no?
Perché il Signore non mi ascolta? E il Signore non sente il mio grido? Perché non scaccia da me questo demonio? Perché non... E Gesù dice una frase che personalmente mi fa riflettere. Il dramma di tutto è la fede. Ma che cos'è la fede? Bella riflessione. Giacomo dice anche i demoni credono e tremano. Se fede è professare che Dio c'è, troppo facile. Ma se andiamo e ci tuffiamo nel Vangelo e nella parola del Vangelo e nel linguaggio di Gesù, la fede ha un altro dono. Forse ci aiuta oggi proprio Santa Chiara a dire cos'è fede. È quel coraggio di smettere con questi demoni, di abitare con questi demoni, di abbandonare in noi l'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo. Quanti abiti dobbiamo togliere nella nostra vita? Noi vogliamo la fede, ma non vogliamo abbandonare l'uomo vecchio che c'è dentro di noi. Noi ci lamentiamo dei nostri demoni, ma gli abbiamo fatto l'appartamento nella nostra vita. Noi non ci fidiamo di Dio, non ci tuffiamo in Lui. Come dice l'Apocalisse, rimaniamo tiepidi, non siamo né caldi e né freddi. Allora veniamo vomitati, allora non spostiamo le montagne, allora rimaniamo inermi, rimaniamo... Moriamo noi, facciamo morire anche gli altri. Ecco il messaggio di Fatima, ecco la parola di Dio di oggi, ecco la testimonianza di Chiara. Ecco la fede, questo coraggio di abbandonarci al Vangelo, di cambiare vita, di convertirci, che non significa aderire alla fede, dunque dire oggi credo, ma convertirsi significa voltarci dal lato giusto, cambiare strada, ritornare indietro e ritornare nella strada della luce. Se faremo questa scelta coraggiosa come Francesco e Chiara, spogliandoci dei nostri idoli, dei nostri demoni, dei nostri egoismi, delle nostre assicurazioni, anche quelle delle banche, dei nostri progetti, dei nostri ideali, del nostro io, è questo Dio che deve fare quello che dico io, e abbandonarci. Infatti noi il Pane Nostro non diciamo il pane per domani, dacci Signore il pane per domani, per dopodomani, anche per dacci il pane quotidiano. Questo lasciarci vivere solo da Lui e per Lui, allora sì che vedremo le montagne spostarsi, vedremo come Chiara ancora dove avanti secoli che la nostra luce brillerà in mezzo alle tenebre, che scacceremo il male di questo mondo che è la morte e la nostra morte. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore, ma ci sentiremo abbandonati solo se ti useremo, solo se ci avvicineremo a te senza questa fede, senza questo abbandono. Il giusto vivrà per la sua fede, abbiamo sentito nella prima lettura. Dacci, Signore, questa fede. Dacci la gioia di scommettere in te, dacci la gioia di imitarti fino in fondo. E questa preghiera forse è l'unica che difficilmente facciamo a Fatima, perché veniamo qui col carico di tante preghiere, veniamo qui col carico di tante, anche dei nostri drammi. Ma l'unica preghiera che vale da dire a Maria è converti il nostro cuore, ricolmalo di fede. Maria, facci spostare le nostre montagne. Maria, donaci un cuore innamorato di Gesù, che nulla ci separi da Lui, che nessun demonio entri nella nostra vita e che ci tolga la pace e la gioia che ci dà Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù.
innalziamo al Signore le nostre preghiere. È la preghiera più bella che sia quella proprio che oggi la parola ci indica. Chiediamo al Signore il dono della fede. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere delle carità l'imitazione di Cristo, uomo nuovo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E presentiamo dunque al Signore tutte le nostre preghiere. Lui conosce i desideri dei nostri cuori. Io le raccolgo tutte, anche quelle che si collegano con noi attraverso internet dall'Italia, e tutti quelli che abbiamo portato e che il Signore conosce, anche chi si affida alle nostre preghiere anche se noi non lo sappiamo. Il Signore raccolga, Signore, raccogli dunque i nostri desideri, i nostri cuori, e donaci il dono della fede di abbandonarci a te e di credere solo in te, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara, e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al
Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, onnipotente Dio ed eterno. In Santa Chiara, che per il regno dei cieli ha consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli, ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, ci rivolgiamo al Padre, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donanoci la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dimmi soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
seta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Preghiamo. O Padre che ci hai nutrito con il pane della vita e con il sangue della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. E chiediamo al Signore che benedica anche gli oggetti religiosi che avete acquistato. Anche in questa celebrazione benediciamo tutti gli oggetti, c'è bisogno anche di uscirle dalle borse perché la benedizione del Signore arriva dappertutto. Quello che importa è mettere la nostra preghiera, la preghiera più bella è anche pregare perché questi segni che noi porteremo siano segni che il Signore faccia fiorire la fede in noi e anche in a chi li doneremo. Chiediamo questo al Signore, il dono della fede. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Siate testimoni del dono della fede. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dell'umanità un desiderio d'amore e pura libertà, il Dio lontano e qui vicino a te, voce e silenzio annuncio di di bellezza e il suo amore.
tua onda.